Oh, fai il bravo, eh? Ma mo te sposti, perché lì c'è in bici, non mi vedono pochi minuti e te togli da lì, eh? Dai, fai il bravo, non mi fai arrabbiare. Va più là, che sto in diretta. Dai, fai il bravo, non mi fai arrabbiare. Va più là, che sto in diretta. Zacche te. Allora, eccoci qua. Però ci vuole che te sposti, muro, eh? Dai, va più qua. Che devo suonare. Barbara ci ride. Dai, sdrammatizziamo, Barbara. Dimo due cazzate, ma che ce frega. Via. Allora, famo una sigletta, come al solito. Oh, Teresa! Chi c'è lì che non ho visto? Nicola! Angelo! Omari! Tutti al mare stanno, eh? A mostrarle chiappe chiare. Sonia, sei nata al mare? Giusy, sei nata al mare? Ovince? Carmè, Luca Antonio, Accetturo, Accetturo, Accetturo. Anche Barbara Ciofo e Tiziana Vagaggini stanno guardando. Floris de Pos, da Pos, benvenuta. Giulia Rossi, ciao. Vedo lì in quel profilo un cuore coi colori del col tricolore. Bello quel cuore col tricolore, eh? Ma le fai le serate? Ma senti, che te devo dire? Qui il mondo è in continua evoluzione. Le fai le serate? Ultimamente mi stanno a chiamare per le serate. Ma io le serate non le faccio, non mi metto più a mondo un'amplificazione, le casse, le luci, zero. Chi me vuole, fisarmonica acustica senza amplificazione, stiamo a cena, bevemo, mangiamo e suoniamo e cantiamo. Basta, come una volta. Tanto tocca ritornare come una volta, vedrai tu, eh? Sto facendo la badante a mia suocera. Niente male. Stai incazzata allora? Ciao, buon pomeriggio, ci sono andata al mare. Oh, hai mostrato le chiappe chiare? Saluti a tutti l'allegra brigata. Franca, Assunta, io no, non sono al mare. Tu, se ti pare che sto al mare, ci potrei mettere il manifesto depositano lì. Almeno sembra che sto al mare. Namo, asso, namo. Rosamunda Zwei. Angelo, ho capito il ritardo, ma Zwei è il numero due in tedesco, no? Ma che, io niente proprio. Chiamami, che suoniamo, balliamo, mangiamo e beviamo. E famo la diretta da casa tua. Oh, non sarebbe male come lavoro principale questo qui, eh? Ci stavo a pensare. Pensa un po', oh, dice. Dove fai la live stasera? Sto a casa di Franco, ma dove abita? A Palermo? E fa ma la live da lì. Dice, dopo domani la faccio a Milano, ma da chi? E però dopo ci sta sta rottura dei coglioni dei tamponi per volare. Sogniamo che tanto è gratis, non costa niente, ancora. Ancora non ci sta la tassa sui sogni, è gratis, non ti controlla nessuno, non sei un evasore fiscale se sogni e non ci paghi le tasse.
Allora, tanto vale sognare, che in grande pure, in grande. È arrivato il sassolino a forma di cuore. Mi raccomando, usalo bene quel sassolino, eh? Non devo mannato così per mannarlo, c'è un significato preciso, funziona. Ti insegna l'arte della gratitudine. Tu quel sasso a forma di cuore, che poi essendo a forma di cuore c'è anche un valore aggiuntivo. Ribadisco il concetto perché chiunque lo può fare, anche se i sassi non gli manno io. Se trovano ovunque i sassi. Trovi un sassolino piccolino, l'acchiappi, lo lavi e te lo metti in tasca. Fai quello che c'hai da fare durante la giornata. Poi, quando torni a casa, a sera, mica vai a dormire vestito, no? O vestita. Ti leverai sti pantaloni? Certo che ti levi. Quando ti sfili i pantaloni, dici, ah, fammi levare i spicci oltretutto si metti dentro un salvadanaio e poi li fai lavorare per te, è un altro concetto. Ma il sassolino lo pigli, lo riponi sul comodino e ogni volta che lo tocchi ti ricordi che devi ringraziare. Chi? Chi ti pare? Dio, l'universo, Buddha, Allah, Maometto, chi ti pare? Un'entità superiore che governa ognuno di noi al di là del nostro ego, no? E tu ringrazi ogni giorno per una cosa diversa. È un allenamento, perché non è facile trovare i motivi per ringraziare. Cioè, domattina vedi sto sassolino, o pigli e te lo metti in tasca, ti rimetti i pantaloni perché mica vai a lavorare senza pantaloni, no? Ti rimetti entro i pantaloni e ti ricordi che devi ringraziare. Dice, stamattina perché ringrazio? Guà. Stamattina voglio ringraziare l'universo perché ho un nuovo giorno da vivere. Boh, domani, e stasera quando lo ritiri fuori, ringrazi se. Domani ringrazio perché c'ho la vista. Per esempio, dice: pare niente, valla a Dio Bocelli, te lo dice lui, o all'amico mio Fabio Ceccarelli che l'ha persa totalmente. Oppure, dopodomani, ti rimetti questo sassolino in tasca, dice: oggi ringrazio l'universo perché c'ho l'udito. E facendolo, ah, non è arrivato? Vabbè, ti arriverà. Facendolo ogni giorno, tu prendi una nuova abitudine, che è quella di ringraziare l'universo per delle cose che già hai, per quello che già c'hai, perché se no si rischia di stare sempre scontenti per quello che non si ha. Mentre invece questa qui è un'abitudine che ti riporta sulla retta via e secondo me è anche un primo passo verso la felicità. Allora, Rosamunda Zwai ce la siamo levata. Andiamo avanti. Ah, questa. Ma dove stava sta raccolta che non me la ricordavo più? Ma te la ricordavi tu? Ma sono tutte belle queste qui. Oh, salutano. Amà! Non era. Chissà come sarà l'anno che verrà. Oire!
È bello sognare, ma i sogni. I sogni son desideri. Com'era bella quella, eh? I sogni son de. Miseria, mi ricordo le parole. Belle quelle parole. Cercatemele un po' su Google. E prima il testo di questa canzone. Dai, poi me lo scrivete lì. Che non mi ricordo. I sogni sono desideri. Rinchiusi in fondo al cuore. Nel sogno non hai pensieri. Ma poi. Dai, cercatemi queste parole. Dai. L'anno che verrà, com'è? Ditemele che ma se no mentre sta sonando anche vedo. Thank you.
Grazie, grazie, bravissimo, grazie. Fatemi trovare parole de i sogni sono desideri, ormai mi sono puntato, fatemi trovare. Ve devo leggere quelle. È troppo significativo, no? Allora, i sogni, acchiappaci però, i sogni sono desideri. Oh. Però aspetta, testo. Sentite, ditemi se non sono emozionanti queste parole. Aspetta che te apro! Passi via liscia, zitta, zitta, non dici niente. Ma che hai detto che non vedeva la sorpresa che ci sta lì? Dai, io la apro e la vado a pagare. Allora, vieni un po' più avanti, non cominci a dire che callo, Per carità, un po' di respirare. va un po' più avanti. Che già tutti sa che stanno a dire tutti quanti. Non Che niente è callo! morta? No, stanno a dire che callo, che callo! Callo a gallina. Aspetta, che stavo a leggere una cosa. Apri quella finestra che tanto Dai, non mi fa noia, c'ha fa brava, sta le dita. Non zitta. sta Vieni appoggiare. qua. Che si apre la finestra entra l'afana, non lo Non capisci? entra l'afa, che qui ho solo l'entità Dai, adesso. Mi che quando vengo pare su casa tua si boccheggia. che apra. Tu Oh, perché oh! qui in cucini, beh? Perché sta sempre con la finestra aperta. Ma sta zitto, Dai, sta. d'onda. Non sta appoggiando, no? Vieni qua. Leva sta mano. Fammele. Perché c'hai callo? Madonna mia, va più là. Oh, la conosci sta canzone? I sogni sono desideri. Beh, Poco. te leggo le parole, senti quando sopra. Mi ha interrotto. Perché sono scritti Allora. lì? Oh mamma mia, sbrigatela. Dai, io sono amorosa muta, aspetta. Ma certo, gli manca. I sogni sono desideri di felicità. Dipende. Non mi interrompo, ricomincio da capo. Non commentare. Dopo commenti, alla fine. I sogni sono desideri. Ascolta. Di felicità. Nel sonno non hai pensieri. Ti esprimi con sincerità. Se hai fede, chissà che un giorno la sorte non ti arriderà. Arriderà. Sai che significa? No, Che ride? che non si verificano. Che ne sai che non si verificano? Ma non sai com'è, sono Aspetta, qui. fammi finire, non commentare. La sorte non ti arriderà. Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente. Il sogno realtà diverrà. Hai capito? Belle ste parole, eh? Ci credi? Quello che uno desidera fortemente, generalmente si realizza se tu lo desideri e lo sogni con sentimento. Ma i sogni diventano come so quando lì te pare vero, ma te svegli, E non ci sta più. non ci sta più niente. Hai scoperto l'acqua calda. Volte desidero di addormentarmi per sognare. E invece non si può ricominciare. No. Dai, la sbrighiamoci su, facciamo una faccenda a un'esperta. Che Che c'è non da niente, fare? tante cose c'ho da fare. E tu niente, vieni solo la fisarmonica, qua, butta via strezzola. Che io sono amorosa muta, dai. Ma sì, c'è una testa. Svendola anche per me, no? No, più di me basta, su. Va un po' più là. Thank you.
anche per me, no? Lasciamo perdere sta canzone, dai. Perché non ti piace? Mamma mia, Gianni mia. Pare che stai facendo quella. Ma è bella Rosamunda, no? Ma certo, dipende. Beh, famo Rosamunda 2. Che significa Rosamunda 2, a replica? Rosamunda 2, in tedesco significa 2. Allegro. Capisci? Aspetta, che qui ci sta una dedica. Beh, che gli fa? Posso vedere io? No, aspetta, devo fare una dedica. Scherzo. Però l'interessata non la vedo. Come faccio a farla? Chi è? Beh, fammelo sapere, no? È un segreto. Ah, una femminuccia? È una femminuccia. Brava? Ma che ne so, la conosco. Allora, perché non posso sapere se ne conosci? Ma io penso che ci sta, dai, ma ricorda. Allora, oggi è San Lorenzo, giusto? Dice. Oggi è San Lorenzo. La giornata galla oggi è per San Lorenzo. Ma non ti appoggiassi, mannaggia, quando mi fai ripetere. Ma mi fai appoggiare una... Svendola, dai. Su, sbrigati un po', che gli devi dedicare. La signora Anna Pavola, con 2 A, Pavola, non so se ci sta. Penso che ci sta. Se non ci sta, io gli ho fatta. Si arrangia, certo. Gli dice qualche domanda. Perché non ci sta? Che oggi è il suo compleanno? Quanti anni finisci? 25? No, ce ne avrà un po' più una trentina tutti, eh. Perché ne sai tu? Non so, dai, non gli si chiedono le date. Oh, scherzi. Tanto ci sta, eh. Ci sta poco da fare, mi andai galassi, eh. Però dice che non gli si chiede. Già. Gli dedichiamo una canzone che lei è appassionata di musica, sopraffine, e non lo so se ci sta. E allora gli dedichiamo, fa un po' più avanti però. Ma... Gli dedichiamo una canzone di un brano, eccola! Oh, che dice? Aspetta che non ho fatto tempo a leggere. Ci sono, ci sta, ci sto. Oh, ecco. Quanti anni c'ha? Digli un po'. Io non mi importa niente, a me non mi interessa. Prima ero mannato. Beh, che. Allora? Mamma mia, mi fa venire l'infarto, lo dico io. Perché? Perché pisi troppo là. Sventola tu, dai, che mi raffreddi. Aria. Te fermi subito però. Sbrigati su che devo ir via io. Gli suoniamo Stranezze di Luciano Fancelli. È un valzer, eh? È Stranezze quelle che c'hai tu. Quelle che c'hai tu? Che pazienza che c'ha. Via mia. Antonino ha detto che c'hai pazienza. Tu no? La cavece anche a te, te pare, in qualche modo. Ha scritto Anna Paola, 64. Oh, vedi, beh, tanto voglia via mi accorre per arrivare a me. Tu quanti ce n'hai? Io 66. Dillo, no? Allora non c'hai coraggio, Quanti anni c'hai? 81 e più. Di che anno sei? Oh, lambo, Gianni mia. Niente resta, gente, dell'anni miei, No, sono curioso. Scherzi, sapere. Lei.
Detti qualche cosa intanto che mi faccio qui, no? Che stai a fare già? Mi sudo, mi sto asciugando. Dai, per la signora Anna Paola, che oggi Anna Paola. A Mazzurca, meglio vacca, vai. Non mi ricordo dove abita Anna Paola, però, eh. Anna Paola, dove vivi? Non mi ricordo. No, lei gli piace le musiche quelle impegnative. Stranezze Luciano Fancelli. Finlandia. Mi piace questa? Ogni volta che muovo il braccio mi sbatte sul microfono. Non ci sta una volta che non c'entri. Cantammi una canzone, dai. No, no. Cantammi gli Regina alla Campagnola. Ma certo, lei c'è un gallo, non te può già. Oh, ma... Dai, un pezzetto e poi te ne vai, dai. No, la canti tu, no? Thank you.
sta fanno. Dai, per Anna Paola che fa il compleanno, cantami una canzone. Sì. Dai, fammi fare un bel non gli piace questa dai, che gli piace Regina la Campagnola, detto. È come quella che hai suonata prima, quella gli piace quella questa. Però anche Regina la Campagnola, dai, ricomincio. All'alba quando spunta. Bravo, su. Dai, ricomincio da capo. All'alba quando spunta. A luna. E non mi ricordo le parole, eh? Ah, beh. Va bene, su. Dai, un pezzetto suonami, dai. Ma da che metti quello lì davanti? Fagli guardare che si innamora. Vattene, buttumbo. Senti, te casca. Buttumbo via. Dai, ricomincio. Sto brutto attrezzo, ci sei da metà molletta. E fai scappare il cervello, su, levia. Tanti auguri a te, no? Che sei regina alla Campagnola. Fagli quello che... All'alba quando spunta il sole. Ma non mi ricordo le parole. Ah, all'alba come... Dai, che poi polemica che sei. È alta, da donna questa. All'alba quando spunta... vedi? Mi vengono fuori le tonsille. Dai. È meglio così te, fai. Ricomincio da capo. All'alba quando spunta il sole. Non già la voce. Proce, in caso te fermi. Ah beh. Ricomincio da capo. Ancora, su. Ti staccherai. All'alba quando spunta il sole. Chiappiamo una nota, eh? All'alba quando spunta. Mi viene da ridere, su un po'. Dai, su. Ricomincio da capo. Fai venire un marcato tu nero. L'anella brutto tutto, le prosperose campagnole discendono dalla valle in viola. Oh campagnola bella, tu sei la reginella. Negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il color delle ole delle valle tutte in viola. Qui ti manca sempre l'aria. Mi manca un pizzico. Se canti la tua voce è un'armonia di pace che si diffonde e dice se vuoi vivere felice di vivere qua giù. Quando la festa del paesello con la sua cesta se ne va trotterellando l'asinello la porta verso la città. Oh campagnola bella, tu sei la reginella. Negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore
qui devi via più fiato, qui devi fare. Poi parti. Dai, riproviamo. Che noia. L'abruzzo tutto d'oro, le prosperose campagnole discendono dalla valle mio. Via fiato. Riempi. O campagnola bella, tu sei la regina là. Qui devi via fiato, riempi. Negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il color delle viole e delle valle tutte in fiore. Bravo! Se canti la tua voce è un'armonia di pace, si diffonde e dice se vuoi vivere felice di vivere qua giù. Basta se vedi. Guardai questo microfono ogni volta che muovi la mano. E poi non succede niente, vi? Ah sì sì, se casca. Ma la, no, ci sto dopo. Ecco un'altra volta. Tu sei pericolosa, sei dannefica. Ciao a tutti, su. Sei maldestra. Stai vedendo Gianni. Ciao. Sempre sciotto. Chiudi la porta, mi passa l'aria. Brava Antonietta, Ivano e Regina. Brava. Vi piace quando canta, Dai, andiamo avanti, altri 10 minuti, 15 minuti. L'estate sta iniziando. Auguri di buon compleanno a Anna Pavola. L'estate sta finendo. (Susurra)
Grazie, 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 grazie. Che sudata però. Oh, fatemi un po'. Bevo un goccetto d'acqua, aspetta, aspetta. Andiamo lenti, che almeno andiamo lenti, che sudiamo di meno. Queste sono tutte belle. Questa la voglio dedicare. Questa qui la voglio dedicare a Ofelia Paisani. A Roberto Biral, che sta guardando zitto zitto, non dice niente. L'isola di White. Thank you.
Fatemi raffreddare un momento, dai. Non mi fate sudare tanto. Boh, so le luci, eh. Perché se non accende le luci mica mi vedo bene. Le luci ci vogliono. Dai che... Insomma, Lello, zitto zitto, ci prova con tutte. Ah, guastelo! Che paraculo! Insisti, Lello, dai! Bravo! Questa, Lello, questa ve la dedico a tutti quanti voi. O vedi che ti ha detto di sì? Se non chiedi, come fai? Non lo puoi sapere, no? Oh, questa canzone qui la dedichiamo a tutti quanti. Perché ci rappresenta un po' a tutti, capito? No, ma che caldo, dai, che caldo. Cioè, no, veramente, adesso... Oh, è caldo, no? Però voi non vi potete immaginare che cosa può essere andare a fare un concerto di fisarmonica solista, tipo per esempio questa sera. Dicevo, ci avevamo un concerto, vieni a suonare, pagamo. Dove il sudore ti gronda giù, sei tutto un bagno di sudore e le mani ti si appiccicano sulla tastiera, i polpastrelli. Quello è veramente... È più impegnativo che sta qui, perché vedi, qui ogni tanto mi fermo, che me frega, mica si incazza nessuno. Mi sventolo, va. Riposati un po', ci racconti qualcosa. No, è meglio che sono, dammi retta. Gli aggiornamenti non sono troppo positivi. Cioè, un conto a D... Le notizie sono pessime. Un conto a di gli aggiornamenti non sono troppo positivi. Già suona meglio, no? Come se una persona gli dici mamma mia quanto sei brutto. Oppure gli dici certo, non sei tanto bello. Cioè, è diverso che se non vuoi offendere. Se vuoi offendere... Questa qui ve la dedico a tutti quanti. Non mi fate parlare, dai. Se no dopo mi tocca cancellare la diretta, capito? Perché se io dovessi parlare di quello che penso, appena finisca la diretta mi tocca cancellarla. E invece non c'ho voglia di cancellarla, allora sto zitto, sono. Tanto che chi doveva ricevere i miei messaggi, che l'ha voluto ricevere, l'ha ricevuti. Chi non l'ha ricevuti, pazienza. Ognuno è giusto che ragiona con la testa sua, l'importante è informarsi a fondo e non prendere decisioni né fare scelte perché lo fanno quell'altro oppure perché ce lo dice la televisione. Quello è un grave errore di valutazione, soprattutto in questa circostanza. Questa canzone ve la dedico a tutti quanti. Thank you.
io sono un italiano. Io sono un italiano. È bello sentirsi di quello che uno gli fa piacere sentirsi di, eh? Fa comodo. E invece, quando ci sta una persona che ti dice quello che non ti piace sentite di, te va sui coglioni quella persona, dice guarda, dice pure parolacce, vergognati, manca mamma sua da retta, sboccacciato, sparlone, parolaccione. Marisa, con la chitarra in mano. Meglio suonare che parlare, ha detto Sebastiano Felice. Allora mo parlo. Allora mi provoca, allora mo parlo. Allora, vediamo di che posso parlare. Di che posso parlare? Per sapere in anticipo come ci troveremo noi fra 2 anni... Entro 2 anni è semplice, basta che andate su YouTube e cercate punti sociali Cina, punti sociali Cina, e vedete quello che sarà qui da noi fra un paio d'anni massimo, ma forse prima. Puoi suonare Celentano? Non c'ho voglia. Sono. Sì, perché grazie al 5G e i cellulari saremo controllati nei minimi dettagli. Il denaro contante verrà eliminato perché i bancomat già li stanno eliminando. Sicché se tu c'hai soldi in banca sei bello che fregato, perché con un click ti possono pure bloccare. E il sistema dittatoriale è in corso in maniera silente. Suona, no? Voglio parlare adesso. Tanto lo dico prima, parlo, quindi se non vuoi sentire va a vedere la televisione. Adesso parlo un tantino. Ma lo dico, mica lo dico con... Ma non mi date retta a me, io sono mezzo matto. Sto strano, una persona strana, dico le cazzate. Guardate quello che sta succedendo per esempio in Australia, adesso che vedo Dina. Ma comunque l'Italia è la capofila, eh? E pensare che era il paese dove sole e dove mare. Era il paese più bello del mondo, l'Italia. L'Italia è il paese più bello del mondo. Solo che adesso è la capofila della schiavizzazione dell'umanità, degli italiani in questo caso, i quali poverini provano a scendere in piazza, s'arrabbiano, dicono non ci piace, e quelli da dietro le persiane guardano e dicono e per sì che non serve a niente, purtroppo serve agli italiani per rendersi conto che non sono soli, che ci stanno molte persone che pensano come loro, ma ce ne sta altrettante platee che pensano che tutto ciò che sta succedendo tutela i loro interessi. E io sono più preoccupato per quelli che per quell'altri, perché la sorpresina prima o poi ce l'hanno, capì che non era così. E rimane male 2 volte dopo. Ma mi auguro di sbagliarmi. Ma i politici, secondo me, io non guarda, non mi intendo di politica, non mi sono voluto mai interessare di politica e mai me ne interesserò, soprattutto da adesso in poi. Perché quando mi dicono e mi parlano di politica, mi fanno sbudellare da ride. Mi fanno sbudellare. Perché non c'entra una sega politica. Cioè questa è una tendenza mondiale, l'obiettivo è mondiale,
mondiale e tutti i politici locali non sono altro che pedine, succubi di fortissimi poteri che stanno organizzando da decenni tutto ciò con delle strategie e dei sistemi che stanno anni luce al di sopra delle nostre benché minime cognizioni. Anni luce al di sopra, anni luce. E se noi cambiamo politici e ce ne mettiamo altri, non avremo risolto un cazzo, perché quell'altri che arrivano saranno sempre agli ordini di quelli lassù, che siccome abbiamo un debito pubblico esorbitante all'orlo del fallimento dell'Italia, all'orlo della bancarotta dell'Italia, all'orlo, non mi viene la parola, ma avete capito, quelli ci chiappano le palle e palle, sì, quelle due ci fanno così, dice oh, oh, che fai? Come hanno io qui, devi fare così. Strategia, due punti. Generare un problema, creare un problema. Uno, generare una reazione, offrire la soluzione. Basta. Qual è la soluzione? Quella è nato. Qual è il problema? Quello è in corso. Luglio. Oh, una canzone fuori stagione. Ma se io mi permetto di dirle queste cose, mica perché voi, cioè, tante volte rischio di essere frainteso. Io, non è il mio obiettivo di negativizzare la mente della gente e farla intristire, dice cazzo, e farla preoccupare. No, no. Lo sapete perché io dico queste cose? Perché l'unica salvezza che c'ha l'umanità per uscire da questa situazione è il risveglio delle coscienze su larga scala a livello mondiale. Più si risvegliano le coscienze e più quei poteri forti calano di potere e hanno meno potere sull'umanità. L'unica strategia che ci abbiamo, perché per il resto sono troppo più forti di noi, non abbiamo alcuna chance. Solo con il risveglio globale delle coscienze a livello mondiale. Ecco perché io mi permetto di tornare ogni tanto su questi temi, non perché voglio mettere paura alla gente. Io, già che uno dice cazzo, dopo che mi hai detto tu, sono andato a leggere, mi sono informato, porca puttana, è vero. E allora, quando guardi il mondo da una nuova angolazione, anche altre scelte le fai da una nuova angolazione e tutti i puntini si ricongiungono. We'll be right back.
Per cui dai, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. E per chiudere il discorso voglio dirti, amore mio, questo è un arrivederci, ma non è certo un addio. Per chiudere il discorso, secondo me è una merda la distinzione tra negazionista, pro-vax, no-vax. Cioè, secondo me la distinzione deve essere tra chi studia e chi non, tra chi si prepara e chi non si prepara. Cioè, io apprezzo tanto uno che viene qua e mi dice: guarda, ho letto tutti i bugiardini, siccome mi devono ammettere una sostanza dentro all'organismo che poi non me la posso togliere più, ho letto il bugiardino attentamente, non ci ho dormito la notte, ho valutato rischi, ho valutato quello che mi può succedere, ho deciso di procedere. Grande, chapeau, ma ha studiato. Oppure uno che dice: guarda, ho letto tutte le reazioni avverse, ho sentito più campane, non solo quelle che mi dicono in televisione, perché come faccio a sapere che sono solo quelle che sono giuste? Potrebbero essere l'esatto contrario, magari, per dire, giusto, no, per dire. Ho letto, ho studiato, mi sono informato e io, mi dispiace, visto che nessuno riesce a dirmi scientificamente che cazzo ci sta là dentro, perché così è, e io mi dispiace, non ci stanno i presupposti, se no sarei il primo a farlo io, il primo, corro, se io fossi sicuro che è una tutela per la mia salute, corro, però perché nessuno mi può dire che ci sta là dentro, perché nessuno mi permette di analizzarli prima di iniettarmeli dentro l'organismo? Io li pago, io pago uno scienziato, ce l'ho pronto, un amico mio. Non si può fare, ma manco, ti arrestano se tu ne pigli uno di sotto banco. E io non mi voglio essere arrestato, quindi non si può fare. E allora mi dispiace, se no sarei il primo io, a farmelo. Oh cazzo, a voglia, a voglia dei minacce tra le righe, i rigatti. Questi facevano dal 1929 al 1945, iniziarono così. Sono nato a rileggere i libri di storia. E facevano così, e sicché mi puzza un po' di merda tutta sta cosa, proprio sei presente quella che fanno le vacche quando camminano, che ne scappano giù una blum, senti una puzza, sento quella puzza io, ecco, basta, chiudo. E per chiudere il discorso voglio dirti, amore mio, e questo è un arrivederci e non è certo un addio. Cari amici, e penso però che anche quello che offende sui social, quello che pubblica quelli che muoiono, cioè ci sta sempre un atteggiamento mentale intelligente, secondo me, no? Io non voglio stare né da quella parte né, cioè io sto dove mi porta il cuore, basta, come il piccolo principe. Però una cosa che ho capito bene, che non so contento se la gente sta male e muore. No, perché siamo un tutt'uno su sto pianeta e finché non capiamo questo qui, non ci salveremo mai. Magari ci salviamo da un virus ma moriamo per un'altra cosa. Perché noi su sto pianeta siamo un tutt'uno. Un tutt'uno. Un tutt'uno. E solo con l'amore ci possiamo salvare. Cosa che invece sta succedendo esattamente l'opposto. Odio, discriminazioni, ghettizzazione, complici i nostri politici che ogni giorno pubblicamente nelle loro conferenze divulgano messaggi di odio, di generare odio tra una fazione e l'altra. Invece non esistono fazioni, siamo tutti esseri umani uguali l'uno con l'altro. Solo con l'amore ci salviamo, ma ormai è troppo tardi. Scusa, non ho visto i messaggi tuoi, perché quando sto a parlare di queste cose non leggo, se no mi distrago. Dai, vi saluto. Questo l'uno contro gli altri, è un anno io che già vedevo sto film chiaro, perché è una strategia di chi ci vuole divisi, di chi ci vuole distanziati con odio, perché fa parte della strategia dell'allontanamento, della separazione, perché ci vogliono tutti solidari, non più socializzatori,
rinchiusi dentro casa. Questo vogliono. E noi non riusciamo Mot Studio, che dici? Che dici? Ma siete morti? Che sono queste parole? Oh, a me al di là di tutto puoi pensare quello che ti pare, ma qui dentro non mi piace che uno... Mo non ho seguito quello che hai scritto prima, no? Però sempre con moderazione, cioè perché sta a sentire questo discorso che ti faccio io. Se uno la pensa diversamente da te, se uno la pensa diversamente da te e ha fatto scelte diverse dalle tue, non è un buon motivo per odiarlo. Rivedilo sto meccanismo mentale dentro la testa. Mi permetto di dare un suggerimento, eh? Poi fa come te pare, ognuno è libero. Però troppo spesso vedo un odio che non è mai e poi mai giustificato. Perché una persona può pure dire, vabbè, io oggi la penso così, domani la penso colà. Secondo me. Ecco, beh, meno male che non odi, perché mi sembravi tanto aggressivo. Però con la scusa che l'ho fatto per te, sto discorso così ho fatto anche per altri, no? Cioè, secondo me l'estremismo è sempre fuori luogo. L'estremismo è fuori luogo. Perché mi fa pensare che le persone si odiano le une contro le altre e si piglierebbero a sassate e a fucilate. Invece questo è esattamente il gioco che vogliono loro, il gioco che loro volevano che si verificasse, e si sta verificando a tutti gli effetti. Quindi hanno vinto loro. Loro chi? Quelli lassù. Ma noi politici, più su, a voglia, più su, poco prima di Dio. Dai, vi saluto. Qui è anche lo stesso. Non puoi dire, lo so, ma in tutto il mondo, no? È in tutto il mondo. Tu che ne pensi? Stai sempre zitto, non ti esprimi, almeno non ti sbagli. Ma sai quante ce ne stanno come te? De persone? De quelli che non vogliono di niente perché sennò hanno paura di essere attaccati e contraddetti. Allora stanno zitti. Dicono tutte cazzate, no? Quelle che vogliono fare la battuta simpatica, che non fa ridere nessuno, che pensano a magnà e non pensano a spendere una parola e a dire cosa pensano. Ma dillo cosa pensi, pro, contro, ma di cosa pensi. Stai lì dietro le quinte, fai una vita insignificante, cioè no insignificante, ho sbagliato parola, una vita dietro le quinte, in silenzio. In questo momento a gente come te non ci serve più. Cioè, diglielo. Diccela un'opinione, qualsiasi essa sia. Poi mi incazzo o ti rispondo. Sono d'accordo con te, ti dico sono d'accordo con te, ma almeno l'hai espressa. Sta sempre zitto, sei un coglione. Un coglione in senso lato, eh. Non partecipe, non partecipe. E per me è grave sta cosa. Le banderuole, sì, perché non vogliono essere criticati da nessuno, se gli dici una parola fuori posto si piccano, non ti parlano più. E ciao, vi saluto. Basta. Oh Maria, saluta, saluta. Insipiente. Oh, bravo. Ah, significa questo insipiente? Non sapevo. Sei ignorante, so. Non lo sapevo, non lo sapevo. Allora, ieri sera, oh, vi racconto questo, dai, e poi vi saluto. Ieri sera sono uscito dopo la diretta, no? Dico, voglio andare a fare due passi, va. Faccio 5 chilometri, sta paletta davanti alla faccia, alt! Che rottura dei coglioni, carabinieri. Volevo andare a camminare, mi fermo nei carabinieri, ieri sera alle 22. E dico, vabbè, mo che mi ha fermato, aspetta, 5 minuti, 10, controllando. La carta d'identità, libretto di circolazione, con sto computer, guardavano. Dopo 16 minuti ho controllato, mi riporta qua sti documenti. Dico, senti, te posso dire una cosa? Ve posso dire una cosa? Dice, dica. Ma dico, non sono sfidante. Non sono sfidante.
non sono offensivo, faccio una considerazione, va, posso fare? Dice, dica, dica. Dico, senta, io sinceramente delle forze dell'ordine ci ho avuto sempre una stima profonda. Andavo a suonare a feste dei carabinieri, cioè io con le forze, i carabinieri, la polizia, sempre sono stati nel mio cuore perché fanno un lavoro nobile, secondo me, che supportano l'essere umano e lo difendono molto spesso dalle insidie dei delinquenti. Sono importanti le forze dell'ordine. Però dico, fatemi dire una cosa, ultimamente vi vedo tanto ridicoli. Vi vedo ridicoli. Ma dice perché? Ma dopo che vanno fatte andare in giro per l'Italia a controllare che noi italiani indossassimo il dispositivo di ostruzione delle vie respiratorie. Ma non è ridicolo sto lavoro? Cioè io al posto vostro mi sarei licenziato e dicevo, so, ma che ci mettiamo a fare? Ah, non so, dico, io sono musicista, quello mi piace. Ci sta nella vita qualcosa che piace. Io sinceramente un lavoro che non mi piace più, lo faccio solo per soldi, che non mi gratifica perché dico, non mi dite. Dico, siate sinceri adesso, stiamo qui, mica vi sto a registrare, parliamo, no? Come ci siamo conosciuti adesso, stiamo in sintonia, in simpatia. Io ho chiesto, dico, ditemi la verità, vi gratifica sto lavoro adesso? Dice no, però c'è una famiglia. Hai capito? Hai capito? Dico, perché quando a me un carabiniere mi corre appresso perché non porta la mascherina e mi fa la multa? È una legge incostituzionale. Va bene, dico che è il lavoro tuo e tu fai il lavoro tuo e io lo rispetto perché te lo dicono quelli, dico, ma io che sono un cittadino libero, che cazzo devo fare? Vado a cercare Draghi? Non so, posso andarla a cercare. So che c'è una residenza secondaria a Città della Pieve, ci sono stato anche l'altro ieri, ma non ho incontrato. E poi che gli dico? Mica me gli posso accostare. Non so, tipo, io di fare una rivoluzione armata, non so portato, non so capace, ma anche so regge l'armi. E allora mi difendo nei paletti della legalità. Per cui se un agente mi viene a imporre di dover rispettare un provvedimento ingiusto, illegale e anticostituzionale, io mi difendo, lo denuncio. Dice, come denunci? Certo, lo denuncio alla Procura della Repubblica, ho già fatto due ordini. Certo. Poi piglia la multa, va bene, na pago. A dovrò pagare, va bene, a pago. Ma però, non mi sono messa a pecorina, perché credo in un ideale di libertà. E adesso ho di libertà tutti succubi di un sistema che ci vuole schiavizzare, con la paura delle sanzioni e delle multe, si sta accettando un sistema di vita schiavizzante che è il preludio di un qualcosa che non posso dire il nome, se no Facebook mi censura, è il preludio di un qualcosa che si sta ripetendo clamorosamente, silentemente, giorno dopo giorno, con provvedimenti restrittivi della libertà, sia per una fazione che per un'altra. Sia per una fazione che per un'altra. Per tutti quanti. E apposta quando vi dico siamo un tutt'uno, voleme se bene. No, perché quello si è fatto e quello non si è fatto. M'attacca, dice m'attacca perché hai detto, vabbè, ma me che me frega, mica l'odio perché mi ha detto qualcosa di brutto. Dai, va, vi saluto, se no mi surriscaldo. E state tranquilli che quello che sta succedendo oggi, 10 agosto 2021, non è nulla rispetto a quello che andrà a succedere da qui al prossimo gennaio 2022. Questo non è niente, è zero, non ci avevo capito un cazzo ancora. Deve tutto sta cominciando. E tutti coloro che fanno leva sulla paura della gente sono merde, merde, merde puzzolenti, merde come quella della vacca. Tutti coloro che fanno leva sulla paura e sfruttano la paura e il terrore delle persone sono merde. Basta.
Cari amici, ve saluto e ci vediamo. Oh, però, quando dico queste cose divento serio, no? Però io a felicità mia me la porto dentro di me, a me non me la ruba nessuno. Manco Draghi, a me non me la ruba manco Draghi. Manco se mi vengono a cercare a casa, non me la rubano perché io vivo bene anche a casa. Ma non mi abbasso alle intimidazioni. No, non vado ai ristoranti, non vado in piscina, non vado dove non si può andare. Ma rimango libero. Libero qui. Qui. Dielo. Oh, ci vediamo stasera. Ciao, ciao.